Molte madri single fanno più lavori per potersi permettere di mantenere loro figlio o figlia. Specialmente in America, dove la vita è molto frenetica e a volte un lavoro basta a malapena. Per quanto gli stipendi siano alti, anche i costi sono abbastanza elevati, per esempio in posti come la Florida. Qui troviamo Heather Chisholm, di soli 23 anni, ma con già un figlio. La sua vita non è stata delle migliori. Alle scuole universitarie aveva conosciuto un ragazzo che sembrava volerla sposare e fare ogni genere di cosa con lei. Come moltissimi giovani, i due hanno fatto errori che li hanno portati infine ad avere Milo. Per quanto sia stato un piccolo errore di percorso, lei lo ama con tutto il cuore. All'inizio in realtà poteva decidere se averlo o meno, visto che seppe di Milo molto presto, ma non voleva assolutamente abbandonare il bambino, per quanto potesse essere difficile. Voleva farlo, già lo amava allora, ma il mondo sembrava remarle contro. Il primo a dirle di non tenere il bambino fu proprio il suo fidanzato, un ragazzo ovviamente giovane, ingenuo e che non voleva responsabilità sulle spalle. Minacciò di lasciarla nel caso avesse voluto tenere suo figlio e alla fine se ne andò davvero. Poi però arrivarono i genitori a dirle cose orribili, le proposero di lasciarlo in un orfanotrofio piuttosto che tenerlo, e che se non avesse ascoltato loro non avrebbe avuto alcun tipo di aiuto e se ne sarebbe dovuto andare via di casa. Insomma, non era facile e dopo aver mollato i corsi a metà ha dovuto trovare un piccolo appartamento e un lavoro, il prima possibile. Non poteva fare la schizzinosa, il primo lavoro che veniva doveva prenderlo. Fu una situazione difficile e triste, ma in qualche modo riuscì a uscirne. La sua vita il primo anno non fu proprio il massimo, difficoltà di ogni genere si presentavano e Milo non era facile da accudire. Spesso poi dimenticava le cose facendo tutto di fretta, ma ama quel bambino con tutto il cuore. L'anno dopo finalmente qualcosa di bello stava accadendo, trovò l'anima gemella. Un ragazzo che come lei voleva una famiglia, aveva già una bambina, quindi non gli dispiaceva affatto avere Milo intorno. La relazione andò avanti per un anno, arrivando infine alla convivenza. I due ai tempi lavoravano moltissimo e specialmente Heather doveva darsi da fare perché voleva trovare un lavoro migliore racimolando i soldi. Per questo a Milo in quel periodo serviva un asilo nido. Dopo moltissime ricerche, degli amici suggerirono un asilo poco costoso ma con tutti gli strumenti necessari a prendersi cura di suo figlio. Doveva solo procurare loro i pannolini necessari e dei ciucci personali. Queste cose la scuola non poteva comprarle ed era ormai la norma. Il primo mese di scuola tutto andò perfettamente, le cose procedevano bene. Ma dal secondo in poi cominciarono alcuni problemi. Quanto pare i pannolini scarseggiavano, ma niente di troppo serio. La scuola chiedeva di avere in mano sempre qualche pannolino di scorta dai genitori, in questo modo non si sarebbero trovati impreparati, ma questo non se lo ricordava più Heather. A causa della vita frenetica, infatti, doveva andare qua e là, con soltanto la sera per riposare. Non riusciva a trovare del tempo per se stessa e a volte qualcosa dimenticava. Proprio i pannolini di riserva le erano sfuggiti di mente, ma come detto prima non era nulla di serio. La maestra incaricata di occuparsi della classe di Milo un giorno fece una cosa orribile. Scrivere sullo stomaco del bambino la frase «Mamma, sono senza pannolini», una cosa bruttissima che ha scoperto solo arrivata a casa, visto che dalla scuola alla casa non aveva controllato certe cose. E Milo ovviamente indossava la maglietta. Le venne quasi da piangere, oltre che rabbia. Per togliere l'inchiostro impiegò quasi un'ora, era un pennarello indelebile, ha postato tutto perciò su Facebook dicendo il nome della scuola e per bene la vicenda. A quanto pare quella maestra aveva lasciato dei bigliettini nel cestino della merenda del bambino, ma non ci aveva mai fatto caso Heather. E quindi aveva deciso di ricorrere a modi molto drastici e stupidi. Poteva semplicemente prenderla da parte e parlarle, ma sembra non abbia minimamente pensato a un'opzione del genere. Dopo la pubblicazione il post è diventato virale andando in giro per la sua città e molti genitori sono andati alla scuola per informarsi chiedendo se fosse vera o meno la storia. Era vera e il preside ha licenziato in tronco quella maestra chiedendo scusa pubblicamente a Heather. Ad oggi vive tranquilla con i suoi figli e non si sono più presentati eventi simili. Ha finito l'asilo nido da tempo e sta andando alle elementari, dove viene trattato con dignità. I genitori hanno l'arduo compito di scegliere le scuole dei propri figli e nonostante le mille ricerche possono sempre esserci persone non adatte al ruolo di insegnante. Ma si può allarmare gli altri quando succedono eventi simili ed è meglio farlo, altrimenti potremmo anche ritrovarci in altre situazioni strane come quella di Mohammed Zubi nel New Jersey. È uno studente del college con buonissimi voti e un comportamento impeccabile. A soli 17 anni però ha dovuto subire un gesto razzista non da poco. Durante una particolare settimana il principale prof di matematica si era ammalato e quindi un supplente l'aveva sostituito. Fin dall'inizio non è stato molto amichevole con Zubi, infatti a volte non lo guardava nemmeno negli occhi. Gli sembrò strana la cosa ma decise di ignorare in un primo momento.
Alla fine di una lezione di venerdì, chiese alzando la mano: «Professore, possiamo avere un giorno in più per finire questo compito? Sembra complesso». Lui era uno studente molto capace, solitamente non chiedeva certe cose, ma il prof aveva assegnato cose che non c'entravano moltissimo con il programma. Forse per una svista. Comunque sia, la sua domanda ha risposto in un modo a dir poco orribile: «No, Zubi, noi non negoziamo con i terroristi». Frase seguita da un sorriso, come per dire: «È solo un piccolo scherzo». Mohamed si era zittito per un attimo incredulo. Nessuno in classe rideva. Una ragazza di fianco a lui si voltò in quel momento chiedendo ad altri se avessero sentito bene e tutti sussurrarono di sì. Pochi minuti più tardi il professore, avvicinandosi, gli disse che non intendeva in quel senso. E Mohamed non seppe che rispondere, ma nella sua mente continuava a pensare: «E quale altro senso poteva esserci?». Se ne andò a casa correndo, dandosi poi malato per una settimana. Infatti la vergogna era così tanta che non riuscì a dirlo subito ai suoi genitori. Aspettò 2 giorni prima di farlo. Loro, indignati e arrabbiatissimi, chiamarono la scuola chiedendo spiegazioni. La notizia poi è stata pubblicata da uno studente della classe. Grazie a ciò il preside ha fatto sospendere il professore senza stipendio per investigare meglio sulla questione. Sono emerse poi altre brutte cose dette dall'uomo, che a quanto pare non è molto amichevole con i musulmani. Infatti Mohamed è musulmano, ma fino ad allora non aveva mai subito discriminazioni. Anzi, i suoi amici lo accettano e lo aiutano quando ne ha bisogno senza problemi. Una situazione spiacevole che auguro non succeda a nessuno. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e nel caso lasciate un bel like, noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, storie sempre diverse.